Sono Maggiorino Passegrò, saluto tutti i convenuti. Sono nato in Valtroncea nel 1917 e perciò mi ritengo testimone delle vicende che hanno coinvolto la Valtroncea praticamente negli ultimi 100 anni. La storia degli ultimi 100 anni della Valtroncea consiste praticamente nel declino demografico ed economico che l'ha coinvolta, per i motivi che dirò fra un momento. È stato un abbandono praticamente totale che ha preceduto di circa 30 o 40 anni la sorte di tutta la montagna italiana. A questo proposito, tutti i convenuti, tutti i presenti saranno consapevoli che nel 1952, con una legge che porta il numero 991 del 25 luglio, il Parlamento italiano ha approvato una legge, la legge a favore dei territori montani, che è stata una legge, a mio giudizio, che aveva, diciamo, aveva dei buoni, che poteva ottenere degli ottimi risultati, ma che è stata colpevolmente in ritardo di molte decine di anni. Per poter inquadrare e capire esattamente la sorte della Valtroncea in particolare e del tutto il Pragelatese e dell'Altra Valchisone in generale, bisogna prima di tutto che io esponga molto brevemente qual era la vita della valle in quel periodo, cioè da 100 anni fino a da 100 anni, dall'inizio del 1900 fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, momento in cui la valle era praticamente disabitata. La popolazione all'inizio del secolo scorso, la popolazione della Valtroncea, era di circa 240-250 abitanti, che erano raggruppati in quattro villaggi, che portavano il nome di Troncea, che dava il nome a tutta la valle, Seite, Laval e Jussò. In questi quattro villaggi c'erano delle famiglie che vivevano soprattutto di agricoltura, direi anche di pastorizia, ma era una pastorizia particolare che non va confusa con l'allevamento del bestiame. L'agricoltura, ognuna di queste famiglie possedeva mediamente da 4 a 6 ettari di terreno, che era equamente ripartito fra seminativo e prato permanente. Il seminativo era strutturato in modo tale, era coltivato con una rotazione triennale, che era imposta dalle difficoltà dei luoghi. Tenete presente che i terreni meno in quota erano quelli di Laval, ed erano a 700 me a 1700 metri sul livello del mare, e arrivavano fino a 2000-2550 quelli di Troncea. Quindi, tenendo presente questa premessa di terreni che erano estremamente scheletrici e poco produttivi, questa agricoltura si articolava, come dicevo, in una rotazione triennale. Il primo anno si seminava la segale. Il frumento non maturava a quelle altitudini. Il secondo anno la segale serviva per fare il pane. Il secondo anno si coltivava o l'avena o l'orzo, che serviva per l'allevamento del bestiame. Una piccola parte di questo orzo, che era particolarmente pregiato e si chiamava orzo pelato, serviva per fare il caffè, ed era un lusso quando si poteva fare. E nel terzo anno, nell'ultimo anno della rotazione, c'era il maggese. Vorrei che nessuno confondesse il maggese con il maggengo. Il maggengo è il fieno che si taglia al mese di maggio in pianura, cosa che certamente non avveniva in Valtroncea. Per maggese bisogna intendere che quell'anno, il terzo anno, il terreno veniva lasciato a riposo. Riposo perché in qualche modo così poteva riacquistare una qualche sua fertilità, visto che nessuno si sognava di concimare i terreni con i concimi agrari. L'unico concime era lo stallatico, che non era neppure sufficiente per concimare tutti i campi. Tenete anche presente, ve lo dice un agronomo, che il letame, più che un concime,
È anche un concime, è un fertilizzante in quanto dà l'apporto di azoto, ma è del tutto privo di altri due elementi della ferricità che sono il potassio e il fosforo. Quindi più che un concime, il letame è un ammendante, tendendo per ammendante un qualche cosa che migliora la tessitura fisica del terreno. Oltre a questa attività, che era la fondamentale, l'attività diciamo agraria, c'era anche, come dicevo prima, l'allevamento del bestiame, ma era un allevamento del bestiame molto modesto perché si allevava semplicemente il bestiame che era assolutamente indispensabile alla famiglia per il proprio sostentamento. Mediamente l'allevamento del bestiame consisteva nel possedere due capi bovini adulti che fornivano il latte, il burro naturalmente, i prodotti caseari, una bestia da soma, che era quasi sempre un mulo, talvolta un cavallo, raramente un asino, per i trasporti, erano bestie da soma e da traino, evidentemente, 3-4 pecore che fornivano la lana. E soprattutto, e per quanto riguarda la produzione di carne, esclusivamente un maiale per famiglia. Questo era praticamente il capitale bestiame. Questo bestiame veniva alimentato nel periodo invernale, periodo invernale che durava, la stabulazione invernale durava praticamente 7 mesi e mezzo. Naturalmente veniva nutrito con i prodotti del prato permanente di cui accennavo prima, che era circa la metà di questi 4-6 ettari. Devo far presente a questo proposito che a questo riguardo il bestiame pascolava durante il periodo estivo, i 4 mesi e mezzo, pascolava praticamente soltanto su terreno comunale. E a questo proposito era assolutamente caso fortunato che le Alpi Cozie e tutto il Pregelatese in modo particolare fosse una zona dove piove relativamente poco, perché tutti sanno che per esempio a Pregelato le precipitazioni annuali oscillano fra gli 800 e i 900 mm all'anno. Precipitazioni che non consentono assolutamente alla nostra valle di avere delle foreste di abete, e invece consentono la crescita, direi anche lussureggiante, dell'arice, che essendo una pianta eliofila, vegeta su terreni con una densità molto modesta. Diciamo che a maturità un lariceto può avere 300 piante da abbattere, il che consente la penetrazione fino sul cortico erboso del sole, e quindi più che delle foreste di larice si potrebbe anche parlare, con un po' di forzatura, di pascoli alberati con l'arice. E questo naturalmente era un grande vantaggio perché la proprietà destinata a pascolo di ogni famiglia non sarebbe stata sufficiente per assicurare anche il pascolo estivo.